So now you you'll know Bene, allora so che già sapete molte cose riguardanti le panse e le pandas e che queste includono i traumi, ma una delle ragioni per cui volevo iniziare proprio con il concetto di trauma era perché voi poteste iniziare a pensare a come quest'ultimo si applichi direttamente a voi. Ci sono molti elementi legati a panse e pandas che fanno sentire le persone in pericolo, e tra questi troviamo innanzitutto i sintomi. Quindi troviamo una manifestazione improvvisa dei sintomi che terrorizzano sia bambini che genitori. Registriamo poi un cambiamento repentino che viene sempre percepito. Come una minaccia, c'è poi l'imprevedibilità, ossia se essi si ripresenteranno nuovamente o meno, e poi ci sono le esperienze terrificanti vissute dai bambini e dai loro genitori. Questi stessi sintomi di per sé potrebbero essere abbastanza per causare un trauma. Con essi tuttavia troviamo anche le reazioni delle altre persone e noi sappiamo che la ricerca legata ai traumi dimostra che una delle cose che fa realmente la differenza tra avere delle risposte traumatiche o traumi psicologici a lungo termine e non averli è come tutte le persone intorno reagiscono e rispondono. È quindi importante capire se le persone si sentono al sicuro, protette e ascoltate da coloro che li circondano. Ciò che avviene nel caso delle panze pandas però è che le persone al di fuori spesso non si rendono conto dei cambiamenti e spesso tendono a incolpare i genitori, i bambini o gli adolescenti e questo rappresenta un po' un, un trauma di secondo livello che si sovrappone al primo, quindi a ciò che è già accaduto. Oltre a questo poi abbiamo anche la scuola, quindi quando un bambino cambia gli insegnanti spesso eh, non capiscono bene le difficoltà, per cui i ragazzi iniziano a presentare dei sintomi che possono essere percepiti come cattivi comportamenti e per i quali vengono puniti. E quindi si sentono anche dire frasi come prima ci riuscivi, so che in realtà sei capace a farlo, per cui la sensazione è quella non solamente di aver vissuto un grande cambiamento difficile, ma di ritrovarsi da soli nell'affrontarlo. E sostanzialmente ciò che ci viene detto in questi casi è un semplice: ma perché non riesci semplicemente a tornare a come eri prima? E questo rappresenta solamente un'ulteriore parte del trauma. Potremmo immaginarlo così con una serie di cerchi, come vedete qui. In primis troviamo il bambino, poi i genitori e al di fuori di questo troviamo la scuola e la società più in generale. E ad ogni strato si possono aggiungere ulteriori traumi. Tendenzialmente l'attenzione su Panze Pandas si focalizza principalmente sull'aspetto medico e sui sintomi e spesso si tralascia la parte relativa alla reazione altruia, come questa possa realmente peggiorare la situazione. Sono sicura che molti di voi già sapete che quando un bambino si sente male, così male da non riuscire ad andare a scuola, entrano in gioco una serie di politiche relative alla frequenza minima obbligatoria, per cui viene spesso detto ai genitori di forzare i bambini ad andare a scuola oppure vengono avvisati di possibili procedimenti giudiziari, in caso contrario, e ho addirittura conosciuto molti bambini a cui è stato detto che se non andavano a scuola i loro genitori sarebbero andati in prigione. E tutti questi sono fattori che realmente possono traumatizzare. Nella prima parte di questa presentazione abbiamo mm, parlato appunto di come il cervello reagisce al trauma e del modo in cui la nostra mente la funziona. E se forziamo i bambini ad andare a scuola quando si trovano in un grave stato di disagio e di tensione, sostanzialmente stiamo creando una situazione per cui i bambini avranno dei ricordi traumatici legati alla scuola. Tutta la questione legata all'obbligare un bambino ad andare a scuola, anche quando è in uno stato di grave disagio, rende ancora più difficile il ritorno a scuola successivamente. Oltre a questo, c'è il fatto che la società più in generale non ci viene molto incontro in queste situazioni e non accetta spesso una diagnosi di panse pandas. Per cui molte famiglie si trovano a perdere amici, alcune volte non credono alle loro esperienze, alcuni dottori non sono a conoscenza di panse pandas oppure sono scettici, o addirittura ne parlano come di un argomento controverso, e tutto ciò contribuisce a farci sentire screditati. Tutti sappiamo poi che ci sono famiglie che sono accusate di malattia pre, mh, fabbricata o indotta, insorgono preoccupazioni per la tutela del bambino, per cui potrebbe capitare che vengano anche contattati i servizi sociali e i genitori si possono trovare anche in situazioni in cui diventa impossibile districarsi tra il lavoro e la cura del bambino, per cui tutti gli interessati finiscono poi per trovarsi in questo grave stato di tensione, e questo pone le basi per la formazione di ricordi traumatici. Ciò significa che le famiglie si trovano a gestire una molteplicità di situazioni potenzialmente traumatiche. Ci sono i sintomi, le risposte degli altri ai sintomi e il trauma. Il risultato di questo è che archiviamo una moltitudine di ricordi nell'amiddala e questi ultimi vengono utilizzati per cercare segnali di pericolo, per cui tutto ciò che ci circonda può potenzialmente essere percepito come pericoloso. Io ho parlato con molte famiglie che hanno avuto problemi legati all'obbligo di frequenza scolastica e ad esempio quando loro ricevevano delle mail, in particolare se arrivavano. Da autorità locali avevano questo attacco di panico, ma questo attacco di panico si, si presentava anche quando arrivava un semplice messaggio nella posta in arrivo della casella delle mail. E questo ci fa capire esattamente come funziona l'amigdala. Noi accumuliamo ricordi di cose che hanno rappresentato un pericolo per noi in passato, e sulla base di questi, il nostro cervello cerca altri potenziali segnali di pericolo e fa sì così che il nostro corpo abbia una reazione di sopravvivenza. Molte famiglie quindi si sentono come se il mondo e il modo in cui lo percepiscono fosse improvvisamente differente, per cui dicono di non potersi confidare con nessuno, di non essere al sicuro, che nessuno può aiutarli, dicono di essere sotto minaccia i soli e di aver perso il bambino e la rete di sicurezza che pensavano di avere. E questo rappresenta un ulteriore strato del trauma perché c'è una sorta di sconvolgimento del, modo e in, del mondo in cui pensavamo di vivere, della vita che pensavamo di avere e del modo in cui ci saremmo immaginati di vedere crescere il nostro figlio, che ovviamente è un'illusione comunissima che tutti ci facciamo in quanto abbiamo questa speranza di trovarci sempre al sicuro e che nulla di brutto ci possa accadere. Le cose però ci accadono ed è molto difficile iniziare a conviverci, per cui ci viene a mancare quel senso di sicurezza che una volta avevamo. Capita poi che i genitori siano anche travolti da una serie di pensieri per cui iniziano a dire è colpa mia, avrei dovuto fare tutto in modo diverso, dovrei essere in grado di reagire in modo diverso, oppure ho fatto del male e non me ne sono neanche reso conto. Oh, è tutto così perché ho fatto questo, ho fatto quest'altro, eccetera. E nuovamente ciò significa moltiplicare i ricordi presenti all'interno della medaglia tanto che sia i genitori che i loro figli possono trovarsi a vivere una situazione in cui si sentono frequentemente in pericolo. E il sistema di allarme, che è dentro di loro, sostanzialmente si mette a suonare per avvenimenti apparentemente insignificanti. Questo perché la sveglia, che è dentro di noi, passatemi il termine, diventa realmente molto delicata e reagisce al minimo input. Io vi ho parlato di mail, ma potremmo nominare molti altri fattori che sono dispersi nell'amigdala e quando arriveremo alla fine di questa sessione penso che avrete modo di capire quali sono gli elementi che scatenano la vostra amigdala. Scommetto infatti che tutti voi abbiate fattori come per me ad esempio andare all'ospedale di cui non siete consapevoli e finché non vi trovate effettivamente in una determinata situazione. E questo vale sia per i genitori che per i loro figli e credo che sia la parte più difficile delle panse pandas in quanto colpisce tutti all'interno della famiglia. I genitori hanno sì quel ruolo mh, per cui devono essere le figure rassicuranti per i loro figli, la loro ancela di salvezza, ma allo stesso tempo essi stessi si trovano a dover gestire un trauma difficile. A questo punto ci troviamo di fronte al segnale di, allarma, di allarme dell'amigdala, quando molte situazioni iniziano ad essere percepite come una reale minaccia. E quando ci troviamo in questa condizione può capitare di avere dei flashback per cui ci troviamo a rivivere le stesse esperienze di nuovo. Potrebbe bastare un mal di gola di nostro figlio a riportarci a una situazione passata e a viverla esattamente nello stesso modo. Può anche capitare di avere pensieri intrusivi che appaiono all'improvviso. Potremmo sentirci sempre al limite, essere irritabili o tesi. Ed è anche possibile che facciamo fatica a dormire la notte, e tutto questo ovviamente ha un senso per il nostro sistema di sopravvivenza perché ci vuole proteggere, anche se in realtà, così sta fa facendo così, non ci riesce. Questo perché la cosa che ci spaventa non è tanto un leone, ma è ciò che è avvenuto: sono le malattie, ad esempio, che hanno vissuto i nostri figli, ma anche, come vi dicevo, tutte le risposte che le altre persone abbiamo, hanno avuto nei nostri confronti. Vi parlerò ora di Carly, una ragazza con pans e pandas. Lei non è una ragazza reale in quanto ho inventato la storia. Quindi qualsiasi somiglianza che possiate notare con i vostri figli è puramente casuale. Benché io abbia comunque inserito nella storia cose che sono successe realmente ad alcuni bambini. Questa è Carly e aveva sette anni quando le è comparso un forte mal di gola e uno sfogo. E quando è guarita qualcosa poi è cambiato. Ha iniziato a lavarsi le mani con ossessione ed è diventata molto difficile con il cibo. Ha sviluppato inoltre un grave disturbo d'ansia da separazione e i genitori allora l'hanno portata dal medico e quest'ultimo ha sostenuto si trattasse di una questione di comportamento, suggerendo quindi ai genitori di frequentare un corso sulla genitorialità. I genitori in realtà erano abbastanza sicuri non si trattasse di comportamento in quanto avevano altri due figli e con loro non avevano mai avuto nessun problema di questo tipo, e comunque però hanno deciso di partecipare al corso sulla genitorialità dove le è stato detto di rimettere il figlio al, loro posto, al suo posto e di applicare un sistema di comportamento un po più rigido. Sono entrati allora nella lunga lista di attesa dei servizi CAMS, ossia i servizi per la sanità mentale di bambini e adolescenti, per più di un anno. E tuttavia CAMS non sapeva esattamente come gestire la situazione di Carly. Tuttavia le è stato diagnosticato un disturbo autistico di cui i genitori non erano però così convinti. Questo perché non pensavano che fosse un percorso adatto a lei. In ogni caso, hanno deciso di iniziare un corso sulla genitorialità dei bambini affetti da autismo, ma neanche in questo caso sono riusciti a notare cambiamenti. Per giorno, un caso. Per caso un giorno un collega del padre ha menzionato le pandas, il che ha portato i genitori a tornare dal medico di base, il quale sosteneva però che fosse un argomento molto controverso. Allora che i genitori hanno deciso di recarsi privatamente da un altro professionista che invece gli ha prescritto alcuni antibiotici che immediatamente hanno fatto la differenza. Tuttavia i sintomi sono tornati quando Carly si è ammalata per via di un virus. Dov'è allora il trauma della storia di Carly. I genitori di Carly hanno vissuto in uno stato di tensione per molto tempo. Continuavano ad avere una reazione dura nei confronti del lavaggio delle mani di Carli e di fronte a qualsiasi segnale di ansia da separazione, anche a una semplice frase non voglio che ve ne andiate da, parle, da parte di Carli, e quest'ultima portava a una risposta da parte dell'amigdala dei genitori. Avevano inoltre reazioni molto negative nei confronti della ricezione di mail da parte di qualsiasi professionista e Carla inoltre era terrorizzata dai germi e dal mal di gola. Non voleva andare da nessuna parte dove si sarebbe potuta ammalare e ha iniziato a lavarsi le mani continuamente nel tentativo di evitare tutti i germi. Ovviamente, questo lavaggio delle mani innescava la reazione dei genitori e, come potrete ben capire, una situazione innescava l'altra. E quindi tutti si sono ritrovati in uno stato di forte tensione per cui non è così facile capire dove si colloca il trauma, dove si collocano le pandas o eh, che cosa fa parte semplicemente della crescita. E, come dicevo, la mitra è innescata da collegamenti con le nostre vecchie esperienze e nel caso di Carly erano la malattia, il mal di gola, i dottori, le chiamate, le lettere ufficiali e le mail. Quindi cosa succede alle persone? vivono queste esperienze hanno quella sensazione che il mondo non sia più un posto sicuro e questo li porta a percepire un maggior senso di pericolo quindi si trovano bloccati in questo meccanismo della modalità di sopravvivenza e la cosa che davvero ci confonde è che i bambini diventano fortemente sensibili al mondo che li circonda quindi anche quando offriamo loro magari un semplice gelato e quella che vedete è un'illustrazione di Eliza Fry Freaker potrebbero pensare di essere di fronte al pericolo questo perché la mitta la codifica tutto. Recentemente mi è capitato di parlare con una persona che manifestava una reazione molto forte a un particolare tipo di panino, questo perché quando suo figlio era in ospedale lei mangiava solo quel tipo di panino che comprava in un negozietto lì dentro e una volta lasciato l'ospedale non riusciva neanche più a vederlo proprio perché le faceva rivivere tutte quelle sensazioni che aveva provato quando era in ospedale e in queste situazioni eh, iniziava ad arrabbiarsi, a impazzire, ma ciò non avveniva tanto. A causa del panino, ma in quanto l'ammictala aveva rinchiuso in quello stesso panino tutto un forte senso di minaccia e di pericolo. Cosa succede allora? Tutti iniziano a sentirsi sotto attacco, si ripresentano tanti ricordi di intensa agitazione e tensione, ci sono litigi, e tutti si sentono minacciati e ciò può portare i genitori a vivere in uno stato costante di tensione. E questo significa che qualsiasi cosa che non va per il verso giusto costituisce l'elemento scatenante della loro reazione. Cosa succede invece con i bambini, con i più piccoli? E vediamo qui un'altra illustrazione di Eliza Freaker. I bambini spesso dimostrano di essere stressati in vari modi, però ehm, la maggior parte dei bambini non comunica una sensazione di stress a voce. Lo dimostra ad esempio mangiando di meno, oppure provando a controllare tutti gli altri intorno a lui, o ancora facendosi addirittura del male. Lo fanno vedere, è come se stessero lanciando dei campanelli di, e, de, di allarme e, e gridano aiuto in questo modo, e ci fanno capire che c'è qualcosa che non va. E, e questo è un modo molto importante eh, da comprendere. Allora, ricapitoliamo, anche se già è stata una sessione abbastanza intensa, devo dire, il nostro sistema di sopravvivenza viene innescato quando il nostro sistema di allarme pensa di essere minacciato e quando una persona vive spesso esperienze in cui si sente minacciata, il suo sistema di allarme viene innescato ancora più facilmente. Pans e pandas generano situazioni in cui le famiglie si sentono fortemente in pericolo e tutto ciò può portare i sistemi di allarme di bambini e genitori ad essere facilmente innescati, per cui finiamo per trovarci in uno stato di forte tensione che è costante.